Ciao ragazzi, allora, sono sempre qui nel covo del pusher di tastiere Daniele che mi ha messo davanti. Sono 2 giorni che ci sentiamo per fare questa cosa qui insieme, questo appuntamento dove è scritto, guarda che ho anche il Waldorf Quantum. Ecco, allora io mi permetto di provarlo, non certo di recensirlo, perché voglio dire, non lo conosco, ci sono stato sopra 10 minuti e non credo sinceramente che bastino per questa macchina. Quindi la mia non è una recensione, ve lo faccio ascoltare e vi dico qual è la mia impressione, perché poi alla fine di questo si tratta, di un'impressione. La prima impressione quando lo si accende, prima di tutto, è che sia molto colorato e che ci sia questo pannello gigantesco touch e con tutti i controlli del mondo, così pronti per essere utilizzati. Qui vedo 3 LFO, 3 oscillatori. Qui ci sono due dual filter, che credo che il filtro c'è scritto che è analogico, vabbè, non lo so. Comunque, effetti. E la DSR per il primo filtro, per il filtro 2 e per l'amplificatore. Ora è probabile che io stia dicendo magari qualche baggianata, ma perdonatemi se è così, ma sto vedendo quello che vedo. E quindi questa recensione, per diciamo chi si aspetta una recensione tecnica, cambiate, forse l'avete già fatto, cambiate immediatamente. E vedete un video serio. Questo qui è solamente per farvelo ascoltare e per dirvi qual è la mia impressione. Allora, mi sembra di capire praticamente che per ogni oscillatore ci siano varie possibilità: wavetable, waveform, particle and resonant. E si possono scegliere per tutti e 3 gli oscillatori. E poi questo è praticamente un oscillatore, questo campionamento mi sembra è e lo sto intonando diversamente. Questo è un fine pitch. Quindi, da quello che ho capito, si comporta come un synth, ma con tantissimi tipi di forme di campionamento e d'onda. Ora, questo credo che sia questo il discorso. Vi faccio sentire un po' di suoni perché, tra l'altro, ci mette un po' a caricarli, nel senso che non vorrei sforare col volume. Ogni suono è diciamo che sotto questa quantità enorme di effetti, e si sente una certa qualità. Poi qui si può entrare negli effetti e metterli tutti in off. È incredibile com'è strutturato il pannello, diciamo il display. Veramente i controlli sono intelligentissimi, adesso a parte tutto, adesso che comincio a capirci qualcosa, devo dire che solo che sembra un plugin, non so come dire, cioè sembra di avere davanti, non so, Serum, che mi ha fatto sempre ridere perché mi mette Serum in quater culpadula. Vabbè, i milanesi sanno di cosa parlo. Comunque, tipo quei synth lì un po' più sofisticati,
sofisticati. Ma ci sono anche i leader normali. Ecco, andiamo un po' all'osso magari, vediamo un attimo di capire di che pasta è fatto l'amico Fritz qua. Questo dual filter, perché praticamente si passa dai tre oscillatori, si va dentro due filtri che sono in parallelo, e quindi in questo caso, però credo che si possa cambiare il percorso del segnale. Fatemi vedere se non sto sforando. No. Beh, funziona tutto bene, devo dire. Effettivamente, lavorandoci su, ci si rende subito conto. Si chiama Japanese Horizon, poi c'hanno dei nomi fantastici. Comunque c'è un po' di tutto, a quanto pare. Come vedete, ecco, state attenti se lo comprate, perché se suonate al momento sbagliato partono dei fischioni assurdi. Comunque penso che poi tutte queste cose, insomma, credo che questa macchina in particolare sia soggetta a continui ritocchi con delle patch e cose del genere. Il sistema operativo verrà sicuramente aggiornato continuamente, perché, ripeto, sembra un plugin. Adesso io prima ho detto serum, ma per dire, nel senso che graficamente si vede tutto. Poi ci sono proprio delle cose simili anche come fa vedere le forme d'onda. Molto bello comunque.
Insomma, ci si diverte, eh? Ci si diverte. Devo dire che è difficile cambiare suono, cioè. Ogni cosa che si fa, persino il volume, viene riportato qui in maniera grafica, con questa grafica molto moderna, molto minimale, ma bello. Sono molto ispiranti, devo dire. Stavi su pian piano, mi sa. I suoni hanno una bella resa. Comunque, vabbè, insomma, adesso io stavo girando un po' i suoni, ma se ne prendo uno a caso. Sono dei trip assurdi, veramente. E chi è? Vabbè, è veramente arrabbiato. E io niente, insomma, diciamo che qui c'è poco da dire, è un po' un'astronave spaziale. Se ne avete bisogno, allora pensateci, ma bisogna averne bisogno perché questo qui costa soldi veramente. Però mi sto, cioè, devo dire che mi stavo già iniziando a divertire parecchio. Anzi, smetto prima che ho voglia di spenderli. E quindi, insomma, niente. Vi lascio come al solito con un po' di suonismo e un po' di musica. Vi ringrazio tanto, vi saluto, vi mando un abbraccio e a presto. Ciao ciao. Ah, ragazzi, dimenticavo questo settore che si chiama Complex Modulator, che per farvi capire, approfitto di quello che ho appena detto, cioè che suonerò un po'
Cioè, secondo me, diventando bravi qua si fanno, cioè, tipo le colonne sonore direttamente guardando le immagini, però bisogna conoscerlo bene. Devo dire che anche così ci si diverte, però secondo me sarebbe interessante approfondirlo. Se qualcuno di voi avrà il coraggio e anche i pecos, come dicevamo noi da ragazzi, fatemi sapere. Ciao ciao ragazzi.